E ciao a tutti, sono Tenno. Oggi in pratica si gioca con One Piece Card Game Online, che in pratica oggi vi mostro la decklist che ho fatto io di Lucci, che dopo vi spiego alcune che versioni che ho visto, anche si può anche mettere. E questa è la mia decklist che l'abbiamo testato un po', e a seconda si può fare anche un po' di modifiche a seconda come volete quello. Io ho messo questo qua, quattro copie di Gecko Moria, o potete anche, che ci sta tanto, fare tre copie di Gecko Moria e una copia di Sabo, perché non è male trovare quella coppia che ti serve di Sabo, non fa schifo che ti mette KO2. Così diciamo che così, la mettiamo a quel punto, perché non mi fa schifo quella la monocopia di Sabo, che non mi fa schifo quello. Lucci, guarda, ho visto tante versioni, vi dico, forse ho visto la migliore versione, che è con sicuramente la più forte, con esempio togliere il blocker, togliere ISA, adesso non mi ricordo più cos'era, togliere, non ha, in pratica questo one non ce l'ha, questo sì, forse meno, in pratica. L'altra versione che ho visto che c'aveva dentro Rebecca, che è meno sfrutta, che puoi riprendere Spandin, a quel punto di puoi sfruttare lui, che è un costo 3, lo prendi, lo butti, diciamo, lo userai, lo riprendi, lo revochi, e poi dopo rivocare Lucci da tuo cimitero, così potete fare un turno tra personaggi, a quel punto è molto molto forte. E anche Hina, perché era misto un po' di navi, così ha messo alcune carte classiche degli cap, diciamo del deck nero classico, quello con tipo 4 prima, hanno messo Rebecca e così, anche Sabo, così hanno sempre rimesso con due coppie o quattro coppie, questo qua del genere. Però io presso ho testato in questa versione che mi già, diciamo, gira tanto. Devo provare più avanti anch'io la versione con Rebecca e Sabo dentro, appunto questi qua, però mi piace già così, mi piace anche così, è quello che è sfrutto anche a Sage per quello. Allora, cosa fa Lucci come leader? Quando attacca, butti le prime due carte in cima al tuo deck e fai meno uno questo turno. Spandino, io lo chiamo Spandino, a quel punto lo chiamo io sempre nel live, costa 3.000 milli counter, one play, se hai tre carte, fai in pratica ritornare tre carte del CP nel tuo trash, in bot, in fondo del tuo deck, in ordine, e dopo giochi un personaggio costo 4 dalla CP, diciamo, resettato, diverso di Spandino quello. Così è forte anche la meccanica, come ho detto prima, fai te Rebecca, prendi Spandino e metti il Lucci quello. Ed è forte anche quello. 4 copie di Borsalino, 4 copie di Kaku, perché è forte, che è quello che ti mette KO a un costo 3, quindi non fa schifo. 5-6.000 milli count, one play, fa ritornare due carte da CP 9, da CP, scusate, dal tuo trash in fondo nel tuo deck in ordine, e mette KO un costo 3, quindi 4 copie. 4 copie di Kulifa, 4.000 2.000 di counter, one play, pesca due carte e butti due e metti meno due in quel turno un personaggio. Spandan, perché a maggior parte è tutto CP9, quindi andiamo diciamo, cercare Stussy, a quel punto, quindi andiamo a puntare tanto su Stussy. Noi, io ho messo 4 co 3 copie, che ci sta quello. Sopra potete ad esempio togliere una copia di Anisloppy per mettere dentro Stussy, quella secondo volete giocare. Abbiamo quattro copie di Rob Lucci classico, perché è il nostro mette KO in più quello. Abbiamo Gecko Moria, che andiamo a prenderci ad esempio un Rob Lucci, o un blocker, blocco un Spandino, o un minchiate vari, che andiamo a prendere per quello. Mettiamo un po' di personaggini rompicazzo nella board. 4 copie di Kaku, nuovo dell'OP07, 4-5.000 2.000 di counter, molto forte anche per suo, diciamo, base stats con 2.000 di counter, così molto forte. One play, in pratica riprendi dal tuo trash due carte da CP e butti in fondo dal tuo deck in ordine, e fai meno 3, scegli un personaggio, fai meno 3 quel personaggio questo turno. Abbiamo Gizumonda, perché mi serviva quel blocco in più,
picco per fare la combo con Gecko Moria. Perché mi costa 8, io ad esempio ho 10 donne, faccio metto lui, mi mette altri due personaggi e posso mettere anche un blocchino che mi avanza quelle donne in più che mi avanzano lì. È quello che ho messo quello che non mi fa schifo. 3 copie di Stussy barra 4 se volete togliere una Enisloppy. Una copia di Sabo che serve se peccato trovate. 3 copie di Ice Age per fare la combo con Rucci o Kiku. O barra solo quello 2, barra anche Sabo che l'ho messo adesso, quel punto che mi piace. 4 copie di Tempest Key che io vi consiglio di mettere in qualsiasi deck nero perché è la stessa carta di Great Eruption. Great Eruption cosa fa? Pesca una carta, costo 1, pesca una carta, fai meno 2. Mi fai meno 2 un personaggio questo turno. Lui cosa fa? Costo 1, pesca una carta come il Great Eruption. Se hai 10 carte nel trash, fai meno 3. In pratica è stessa meccanica. Io ve lo consiglio di mettere in qualsiasi deck nero. Anche nel deck abbiamo fatto Sakazuki Promo. Gioco questa carta qua che ti aiuta tanto. Che è un costo 1, anche più tu non ti fa pescare una carta così. È tanta roba così. È un Great Eruption. Seconda versione a quel punto. Così ve lo consiglio da mettere perché tanto adesso è bannato questo qua. Mettete questo qua nella Tempest Key che è fortissimo. 4 copie di Enisloppy perché ho bisogno di trovarla un po' velocemente. A quel punto io ho messo 4 copie barra 3 come volete giocare voi. A quel punto io ho messo 4 copie perché alcune volte non trovo. A quel punto solo alcune volte trovo un po' troppe quello. Così vi consiglio mettere Enislop, diciamo Enislop se ti serve perché fai la combo della CP e la CP fai meno 2, quella obbligatoria, quindi però a seconda volete o 3 o barra 4 coppie, a seconda volete mettere 3 coppie di 4 coppie di Stussy, togli una coppia, quindi ci sta, non dico di no, perché io ho messo 4 coppie che per un'altra non trovo mai a quel punto, ho messo 4 volte. Stussy, non ho detto cosa fa Stussy, 9-9000, one play, metti KO in pratica un personaggio in campo e metti un KO un qualsiasi personaggio nel tuo avversario, a quel punto di fortissimo, di maggior parte fai te un piccolo sercino come Spandam, se per caso è in campo, metti Stussy, bam, fai la combo anche, fai esempio, fai la combo a 10 don, fai Spandam, pesca una prendi una carta nel tuo deck. Quelle 5 carte che hai guardato e dopo Stussy quindi metti KO diciamo Spandam non gli altri personaggi e meno poi te metti KO un personaggio grosso quindi non vai a togliere una carta ad esempio importante come Kaku o esempio un Borsalino un Roblucci a seconda quello così ve lo consiglio di è un deck diciamo fortissimo ok forse con la versione Rebecca e fai 4 copie di Rebecca e 2 copie di Sabo è leggermente più forte ancora? Sicuramente sì, perché fa la combo con la prima che scomma insieme con Spandino, amicate varie, fai belle combo a quel punto. Però per adesso ho testato questa versione, è la migliore. Gecko Moria devi per forza metterlo perché è forte, perché rompe il cazzo, perché ti mette quei due personaggi che nella board che ti rompono i coglioni, che dico o attacco in diretto o vado a ammazzare i due personaggi là che mi rompe il cazzo a quel punto di vai in maggior parte a distruggere i personaggi che mette Gecko Moria più o meno. Così è sicuramente rompe i coglioni per quello. E basta, diciamo anche come carte Shigan ci sta, ma non hai spazio, poi si può metterla come tipo due copie, posso fare Ice Age, fai un Ice Age e due di Shigan a quel punto. A seconda, sicuramente è forte come base, come mette, per mettere capo, ti mette capo un costo 5, sicuramente forte, fai la combo con la stage, questo così, sicuramente forte, però non sei neanche obbligato perché non ci serve neanche quello. E niente, ragazzi, vi lascio il video, ciao belli. Andiamo. Allora. Allora.
aspetta un attimo dopo. Ehi, ehi. Sta. Allora. Buono. Ma se mette Kuzza lo metto KO, allora fa meno 2. Meno 2. Sì, metto lì. Cosa ho buttato? Nice Edge. Ok. Buon play. Vediamo. Vediamo un po'. Ehi. Ehi. Sta. Spandino, magari faccio spandino. Sette, non ho un tanker, non ho pescato. Kick e cosa. Tocchiamo con lui, usa quello, va bene. Lui ha 8, io anch'io vorrei Gekomori anch'io, cazzo. Vorrei anche un Gekomori, vorrei. Non l'ho messo, non l'ho trovato. Lui ha trovato Gekomori. Ma chi può metterlo, scusa. O si fa Dottor Hotback e si prende altro coso. Isso? Allora, sono 10 cosi. Io 9 con 9. Il problema di Isso è che mi fa Isso e mi fa scarta due carte lui. Ne butta due. Attacco con... Ma secondo gli conviene fare Isso o no, eh? Il Komori ce l'ha in... Ok, ce l'ha in mano. Gli conviene ancora fare che Komori. Io che comore ancora ho trovato, un po' la pecca quello. Io qua devo scartare una carta. Devo scartare una carta perché per fare meno 3. Devo scartare una carta per forza. Back. Scatto una carta.
Ok, spreca due donne, vedo, non ce li ha. Trovare Azuru. Buono questo, eh. Potrebbe essere molto interessante. La seconda riesco a fare meno 3, fai 8, meno 3 fa 5. Ehi, basta, ehi, basta. Ehi. Allora, io vorrei... che io... dato un dono lo do. Per... lo uso. Tanto gli do meno lui, meno lui, meno. Poi vediamo. Io blocco non l'ho trovati, cazzo, buono, eh. Meno uno va a lui. Fa 7. 7 meno 3 fa 4. 4. 4. Fa meno 6. Fa 2. E faccio 1, 2 altri 4 che posso mettere capo. Non ho un difensore. Difensore buttato. Un col cazzo, eh. Non ho difensore. Non ho difensore ancora buttato, cazzo. Un blocchino mi serviva, eh. Vabbè, beh, gli do per attaccare. Sti cazzi, dai. Gli do per attaccare. Mi tengo da parte questa qua, se per caso. Mi tengo da parte e meno attacco. Gli do un in più lui, bam, faccio questo qua, attacca questo, fa dai coglioni meno, attacca questo, 7000, ha 8 carte, io ce l'ho 6, Gekomori non ho trovato, ho provato adesso con la versione di Gekomori, sto provando, vediamo forse si gira, forse c'è un gira meglio confronto Sabo, però non ho ancora visto niente, non ho ancora neanche buttato, un porcazzo. 9000, ok, subisce, però i blocker non l'ho trovato io, poi vado a mettere i blocker. Ce li ho i blocker, però il problema è Borsalino, che non posso prenderlo, metto tanti un po' di più di blocker, però... ha una vita, Così non è neanche mai fattibile, perché tanto ho 1, 2, 3, 4 attaccanti, più questo fa 5. Ha due blocker, sono 1, 2, 3 attacchi che può subire, ok? Ha 10 carte che può subire un po', diciamo, può parare un po' anche dei danni grossi, può parare. Però potrei, esempio, fare una Stussy che metto capo diretto subito un Sabo e attacco in faccia questo, meno questi qua, meno... però il problema... devo togliere un Lucci, quindi in pratica tolgo lui per mettere lei. Però devo attaccare prima con Lucci. Attacco con Lucci, do un don. E che bello, devo fare così. Se no spreco un attacco che non... diciamo che posso far perdere una carta in mano. Ice Age su Stussy. Se me la distrugge, allora senza problemi. Me la metto. Ok, fa meno 7. Mi spreca un po' di carte. Che usa Upsilon. Che ha Upsilon lui? Un cimitero?
No, ok, però con cosa, scusa? Hai Sage? Ah, con Lucio. 6 carte in mano, mi toglie, mi mette KO 2. Potrei fare anch'io, che tanto mi ha messo KO Lucio, io potrei prendere questo qua, in pratica. Potrei farlo, un po' roba un po' stranina, Secondo cosa mi fa? Porco Dio, adesso lui si prende Perona, 2000 di counter. Io me lo paro un attimino. Ehi, basta! Ehi! Ehi! Io qua voglio mettere KO 2. Minimo, minimo, se riesco a fare KO, il problema. Un costo 3 questo. Che vuoi mettere KO minimo 2? Perché io potrei fare lu fare meno, aspetta, però non posso fare doppio le luci, non posso usarlo. E posso, perché faccio qua? Il problema è quello. Non posso sfruttare luci. Cioè, questo qua che mi fa il one play mi fa 2, il problema mi costa 4, mi fa meno 3, il problema è quello. Che io vorrei mettere meno KO e blocco e fanno costo 3. Il costo 3 potrei mettere lui e lo mette KO senza problemi, e uno fuori dal cazzo. E il coso volevo fare lui. Che problema mi prende cosa? Che mi prende. O metto luci. Però metto capo niente. Ehi, basta voi giocare aggressivi. 5 don. Sono tentato a fare lui. Per mettere forza luce, non ho un blocchino, so metterei blocco, lui me lo attaccava. Non ho, adesso mi ricordo più cosa l'ho cambiato. Oppure metto luce per forza, so che mi fa meno 3 col momento. Cosa fa One Play? Faccio card include CP9, tuo deck, ok. E metto un attaccante, faccio di dai. O se no, so attacco diretto, vaffanculo, faccio. Perché metto KO appena cos'è 1. E acciui dai. Vado diretto in faccia. Vado diretto in faccia tutto e speriamo. No, speriamo dai. Gekomoria non ho trovato, il problema è quello. Il problema non ho trovato il Gekomoria. Problema, non ho trovato il Gecko Moria. Il problema. Ok, spreco un'altra carta. Tre attaccanti. Il problema è il Gecko Moria. Diciamo, non ho trovato il Gecko Moria. Il problema. 29 carte, non ho trovato il Gecko Moria ancora. Un po' sfiga qua, però anche i blocker me ne sono scartati tutti. Che sfiga, mamma mia. Devo mettere i blocker qua dentro, Devo mettere altri blocker. Il problema è quello. 9000 non lo paro mai neanche col cazzo, spreco troppe carte, spreco. Ok, Spandino che è un counter. C'ha 3. Potrei pararmi, seconda. La sua salvo per un pelo forse. Lui qua c'ha 8000. Faccio 1 2. La sua salvo. Che lui ha 5, 6, 7. Si ho vinto, ok. Senza trovare
Senza trovare anche l'amicone è quello. Cioè va Absalon, High Sage. Reishu. Oddio, Gekomoria ce l'ho, sì me lo tengo, me la tengo la mano. C'ho Gekomoria, me lo tengo. Oddio, vabbè, Pieno Kick. Pescavo con un'altra Gekomoria, però. No, vabbè, se c'è un Mulligan no, però. Facciamo Tempest Kick, ma peschiamo anche una carta in più, sempre buono. Ok, col nuovo V-Smoke. Tu lead V-Smoke, pesco una carta, vabbè, un costo 1 che ci sta. Allora, faccio. Pesco anch'io, buono, questo è buono, cazzo. Tanto c'ho tre carte, butto niente, preferisco non buttare niente, vado, preferisco tenermi la mano. Diciamo le carte nel deck. Perché se per caso, che so, c'è Yonji che mi rompe il cazzo, quello rompe poi i coglioni. Buono, buono, già due volte di fila che sto trovando il campo di battaglia di Lucci, sempre nelle vite, buono. Oh, ma un po'. Questo rompe il cazzo, eh. Quando è detto, oh, buono, ha pescato un cazzo. Però evoca sempre. È forte lei che ti fa un doppio personaggio. Questo è bello, forte. Un altro che Gekomoria. Ok, non so. Ok. Vabbè, c'hai. Vabbè, scusa, c'è BB un po' di. Ok, non ho capito perché, però. Problema qua. Oh, che figlio di puttana. Gioca. Come facevo io, Shiroshi, figlio di puttana. Shiroshi è un bel dito in culo. Però se attacco sempre di faccia. Tanto che come l'ho preso, quindi. Buono, ho scartato un campo di battaglia che è inutile, vabbè, un 2000 di counter, quindi non c'ho il cazzo. Però. A meno c'ho spandi, non sei forte perché ti prendo un costo 4 tanto. Così questo lo tengo. Potrei togliere lui per mettere Otashigi o barra coso. Però non posso fare la combo, ad esempio, fare. Mi costo 3. Bam bam. Oddio. Faccio. Lui mi do prendere 3 carte, giusto? Porca madonna, puttana troia. Io faccio scartare quella. Faccio one play, pesco 2 così forse. Perché devo scartarla. Meno 2. Devo scartarla, il problema è quello. Che è una carta in mano. L'unica pecca è anche il campo di battaglia. Ho messo 4 copie che alcune volte non trovo mai. Io ho messo 4 copie apposta perché alcune volte non trovo. Porca. Vabbè, questa mi serve per appena pescare, diciamo. Per togliere quel campo di battaglia di merda. Mi pesco 1. Via, fa dal cazzo. C'ho 2, peccato. Non butto niente, che ho paura che se butto qualcosa di bello, quello di pisco, niente. 9. Io te lo lascio, Shiroshi, non trovo attacco neanche, la bastarda lì. Ho ancora 5 vite, o 6 adesso. Strano che non attacca mai. E qua, Gekomoria, boh. Peccato non ho un Sage, ce l'ho dentro, Cosa mi dai te? Ah, Sage, Cristo, Dio, faccio bene aspettare. Un altro High Sage buttato, porca merda. Tempest Kick, faccio meno 3. Faccio con questo a meno 3. Fa 6 e 2. Dove le 10 carte. Porca la madonna, pure anche quello. Non c'ho la sfiga. C'ho anche la sfiga su quello, c'ho la sfiga. Butto 2, sì. Gekomoria, bello. Gekomoria e un High Sage. Perfetto. Tutti gli SC che mi servivano li ho buttati, Tutti gli SC che mi servivano li ho buttati. 1, 2, 3. Avevo 3 copie, li ho buttati tutte e 3 di fila. Grande, bellissimo. Mi toglie sicuramente il borsalino. Strano che mi attacca, mi butta solo le cose appena basso. Forse vorrei riempirsi la board dopo mi attacco in faccia. Però ho 7 vite. Però il problema, beh, uno lo mazzo fuori adesso, faccio il campo di battaglia, attacco, mo canto il battaglia, vabbè è buono, più o meno.
che posso usare doppio due volte. Faccio così, fa 4 4 Tempest Kick, pesco, ok. Fa 7. Gioco un po' il cazzo, anche quello. Faccio 7. Faccio il tornario, gli hai sage, ho bisogno. Mi servono, che buttati tutti. I sage, ho tutti i bros, tutti in fondo. E qua ho 9 carte. Spandino che mi prende un blocker o questi due. Se un blocco in più non mi fa schifo, metto un blocker. Se per caso mi attacca. Se vuole attaccare. No, 6 carte buone. 3-6 carte buttate, lasciali. Ok, Sabo, io non lo metterò mai Sabo in questo deck perché non ti conviene. O Gekko Moria. Adesso vedo, potrei un altro Katakuri. Va bene. Non sto capendo come gioca questo coso qua, questo qua. Gekko Moria che mi prendo il Kaku, il problema. Non ci sto a mettere. Lo metto lo stesso, quasi quasi. Vado ad attaccare, aspetta. Becco Moria. C'ho due donne. No, a prescindere, gli do due donne al leader. Vaffanculo quello. Metto uno. Attivo effetto. Spandini, ok. Cosa, il suo effetto fa meno 3? Beh, sti cazzi, adesso non mi interessa neanche. Ho due blocker, 7, 8 vite. Vabbè. Non sto capendo questo tizio qua. Ok. Sperando un bel Ice Age. Che culo. C'aveva questo qua, vedo, l'ho scartato. No, c'aveva quello. Che culo di merda. Che culo di merda che ha avuto. Che culo di merda. Complimenti. E boh, prossimo turno farò, penso. Ok, Raigo. Che mette capo. Fie puttana qua. Cristo Dio. È un bel problema, eh. Oddio, bel problema seconda, eh. Ha due vite, però c'ho due bei giganti che rompo il cazzo. Tempest Kick, posso mettere KO1, ok, faccio così, tac. Tempest Kick, fa 5, posso fare. Faccio lui tanto. Metti capo a un costo 3. 5, sì, 3. Faccio tornare 1, vabbè, stesso, è un Tempest Kick. 4. Metto. Borsalino. Può essere messo immune, capo. Attacco in faccia. Ok, non butto niente. Questa è una bella partita, bella. Queste carte. Oh, sto avendo un botto di culo pescando un po' di carte buone. Ho 25 carte io. Le sto proprio mangiando fuori. Lui se lo scarta una carta. Se mette la prima carta lì. Ah, va tanto cosa, con flampe, però boom, ok, un costo 1, però 2 mini counter, sì. Jadetsu, porco dio.
mi servirebbe. Io potrei fare la combo di... cos'ho? Cimitero. Eh sì, potrei fare la combo. 10. 10.000. La madonna. Oh, sto usi top, meglio ancora, guarda. Ci ferisco. No, sto stussi, beh, c'ho un paio di turni, sono buoni. Scarta sempre 2000 di count, è top, preferisco. Questo turno vediamo cosa facciamo. Vediamo cosa facciamo e vediamo, ho chiamato. Vabbè, mi mette capo un blocker. E tanto faccio stussi. C'è un costo 1, col cazzo. Non costo 1. Lo mette capo la puttana qua, il bastardo lì. Eh sì, mi conviene, non ho un costo 1, peccato. Carte, non butto niente che mi serve, un peccato, massimo allora le posso sempre rimettere dentro nel deck, senza problemi. Ha un smil, ha un colo, ok. Allora, l'unico problema che mi dà fastidio forse è Raigo, perché mi mette KO 1, così l'unico problema sia Raigo, vede quante coppie le mette anche Rush, Cristo Dio. Però, beh, subisco senza problemi. Meno che mi servirebbe. C'ho con l'OP07, il giallo diventa sempre più forte. Qua subisco 10.000 col cazzo, lo faro. Però problema, posso mettere KO con qualche modo? Io potrei farlo, fa meno 3, sono 10 e tanto, cazzo, 10 tanto, 10 meno 3. Che vorrei mettere KO con meno 1. Faccio Kaku, KO lui, oppure faccio così, meno mette, insomma, metto anche luci, tutti sti cazzi. Però mi pulirà in costo 2. Che dopo posso mi tengo Kaku, che posso fare la combo lui chi prende che non c'ho, devo buttarlo questo, che mi fa meno 3, faccio dopo lui con spandino meno 3, fanno 6 6 9, cazzo, mi serve, ma devo giocarcela bene. So, metto intanto, faccio di dai. Due. Attacco diretto. Mi ha mangiato fuori le vite, come facilmente. Attacco, vi faccio scartare una carta dalla mano. Ah, ho sprecato tantissimi 2000 di counter, Ok, ho scartato Sabo. Ho due blocker, c'ho un po' di roba per counterare. Riesco a counterare bene le due stussi, potrei... sapevo che c'era Raigo, figlio di puttana. Prima o poi arriva Raigo di merda. Deve vedere che è quasi fattibile. Sapevo. Lo mette capo a uno di queste. Lo mette capo a lui. 7.000. Allora, tutti su 2.000 di counter. Oh, porca madonna, mi serve. Perché c'ho un coso in più.
sapevo. Lo lascio. E devo mettere capo quello, Cristo e Dio. E poi mette capo, il problema... su questo... se avevo Shigan è top, però non ho spazio. Che il problema cos'è? C'ha 5 carte, 2 vite, a 2 blocker. Prendo lui, facciamo Spandino. Spandino che mi evoca questo qua, fa meno 3, meno 3, meno 3, fa 6, col campo di battaglia con lui fa 6, 6, 7, 8, 9, però 10, mi manca col meno 1, porco, e 2, mi manca col meno 1, porca puttana. Madonna puttanaccia. Quel meno 1 mi serve. E niente, dai. Non metto capo a nessuno. E attacco con questi due. Non scatto niente. E attacco con questi due tizi. 5 carte. Ok, subisce così, però. Ok, top, scarta 2 carte. Si scarta. Così meno scarta. Avere meno carte in mano è top per me. La seconda, adesso vediamo da. Ok, top. Tutta 2, Big Mama. Io sono tentato ad attaccare con le stuzie. C'ha 0 vite. Attacco stuzi. Non più un cazzo. Unica occasione che ho. Con 9000 non penso che riesce a pararmelo. Buono. Ok, madonna Cristo Dio, che culo hai, figa. Lo capisco, ma ragazzi miei, mamma mia. Che culo hai, figa. Boh, ha buttato Ace. Forse che lui vuole counterare quello, quindi avere più tante carte counter è meglio. Che io ho 2 blocker. Ok, ho usato Ace, aveva pescato doppio Ace o del genere, si è pescato. Però porco Dio. Perché? Perché Dio Kanker? Dio Madonna. Qua a me mi servono gli attaccanti, che al mio prossimo turno mi servono gli attaccanti. Mi servono gli attaccanti, li posso distruggere. Ha 2 blocchi, è vero cazzo. Mi conviene mettere stussi, però il problema è che metto capo. Ha 2 blocchi, se attacco è vero cazzo. Capo 1 perché non ho un costo 1 avere in mano. Capo lui, faccio stussi, capo metto lui, che mai c'ha 4 carte, 4 ce le ha buttate, no? 1 4 carte, no, 2 3 sono 4 carte del gioco, ragazzi. Faccio stussi. Capo me stesso, guarda. Usa i blocker. Si blocca di merda.
Mamma mia, che quant'è un'ora di partita, Dio Cristo. Porco e Dio, dai. Come fa a battere? Faccio battere un tizio così, porco e Dio. Gekko Moria, non so che cazzo sei. Gekko Moria, Dio cane. Che cazzo sei? Ho buttato una volta e basta. Che cazzo sei, Gekko Moria di merda? Fa niente. Mi serve un'astuzia ancora. Cristo Dio. Metto capo lei così senza blocca e distruggo un personaggio, vaffanculo. Gli do una, regalo una vita, però. Moria. Se non mi blocca mi servono. Regalo una vita, vero? Gli regalo una vita però, cioè. Anche lui, madonna, che cazzo ha avuto? Yamato, l'Ace, il Cristo Dio puttana. C'aveva tutto, c'aveva. Non mancava niente. Furbo, face bene a dare un po' di donne, almeno sicuro me lo distrugge uno, me lo distrugge, cioè Ace, Cristo Dio. Al quarto questo qua, Cristo Dio, il quarto è. Il quarto. È il quarto che lo peschi. Dio maiale. Gekko Moria. Ma io vado a distruggere personaggio, mi fa un cazzo. Che lui c'ha di 7 carte, eh? 7 carte. 7 carte, figa, le ho mangiato fuori. Eppure ce l'ho anche da counter. Vai, mi faccio scartare un'altra carta ancora. Mamma mia, che c'è. Non attivo, attivi. Ok, si è scartato Shiroshi. Problema, non ho 21 carte buttate, Cristo Dio. Mi non blocca, almeno averlo. Preferisco, potevo farmi Gekko Moria, eh. Però volevo sicuro mettere capo i fili puttana lì, sennò. E qua, non fa niente. Il problema è il problema, marca, madonna. Vabbè, Stussy non può togliere perché è un costo 9. Ma so, ok, si mette una vita in più. Blocker, Dio cani. Io Stussy quanti ce li ho? C'ho tre copie, ci ho preso due tre buttate. Ce l'ha?
rimane con una cave, tanto di avere una carta che c'ha. Pesca due, beh, c'ho due carte in pratica. C'è adesso. No. Stussi c'ho uno, due e terza copia. Non ci sono ovviamente quattro. Subisce, dai, ciao. Vai, porca madonna, c'ha l'ultima carta. Ok, ho pescato da Dio tutte le carte, cagate male, ho metto e banca po', puttana, ok, lui mi ha dato 8 vite, mi ha dato anche, perché forse non voleva buttare i cosi. Oh, porco Dio, 0 vic, 0 carte, ciucciami il cazzo, vaffanculo.